mettere in classifica. Saliamo a 1,62 ora. Sale l'asticella 1,62 con Chiara Sala, gruppo sportivo Ermenegildo Zegna, lo scorso anno argento nel campionato italiano a livello promesse lombardo della federazione di atletica leggera. Il martello sul canale YouTube Atletica Lombarda, il disco e il giavellotto sulla pagina Facebook Fidal Lombardia. Titoli promesse, i titoli delle della cosiddetta categoria giovanile, ovvero allievi juniores in una categoria unica con l'attrezzo della categoria juniores. Una 62 per Chiara Sala, una delle multipliste da tenere maggiormente d'occhio in crescita in questi due giorni. In pole position, e l'avete visto, cioè seconda prova di pentathlon. Chiara Sala ora in pedana. Siamo a quota 1,65 m. Subito al primo colpo, 1,65, cosa fatta per la ragazza piemontese. In carriera arrivata a 7. Un miglior salto arrivato non per caso in occasione della medaglia tricolore nella prova, nelle batterie appunto della prova tra le barriere, questo pomeriggio. Chiara Sala, gruppo sportivo Ermenegildo Zegna, 1,68 per lei. Ho detto 1,77 di primato personale. Lei che ha una complessione fisica adatta a questa specialità. E lei che dimostra anche di poterlo portare a casa questo 1,68 m nonostante questo primo errore. Sono loro tre fondamentalmente finora. A 1,68 si aggiunge al club anche Chiara Sala, che ci aveva dato nettamente l'impressione di poter portare a casa questa misura in precedenza. Chiara Sala ora in pedana, quota 1,71 m. Dopo il suo tentativo andremo a darvi un aggiornamento dal getto del peso. Va Chiara Sala, 1,71, continua la sua gara. Intanto test a 13,42, la seconda misura è il 12,33 di Naidon, poi il 12,24 di Zanatta. Si tratta comunque della caccia a un possibile posto sul podio assoluto, sarebbe il primo per lei in carriera. Altra atleta che ha i punti di forza proprio nella parte iniziale di questo pentathlon tra gli ostacoli e l'alto. 1,74 per Chiara Sala. Gervini invece abbiamo ricordato come questa mattinata 60 piani e il lungo. Chiara Sala, e non c'è lontana da questo 1,74 m. E Don a 12,33. Chiara Sala va a 1,74 Sala. Quindi si salirà almeno al primato personale di Chiara Sala.
1,77. C'è una bella candidatura per Chiara Sala per un piazzamento sul podio. Avevamo detto che alle spalle di Gervini poteva essere proprio lei una delle possibili sorprese da medaglia. Modulga la caviglia mentre la gara prosegue con l'asticella che sarà quota 1,77 m, suppongo. Sì, Chiara Sala, cerchiamo di capire. No, sembra abbastanza tranquilla. Sveva Gervini rientrare, ve la diamo in radiocronaca, verso l'area in cui sono gli atleti, hanno depositato gli oggetti personali. T5 di primato personale. Chiara Sala 1,77, errore per la caccia al personale. Ero debitore ancora della misura di Tester che salta 13,59. Chiara Sala, secondo assalto 1,77, qua c'è andata veramente vicina. Se la prendiamo al volo, eccola qui, ancora molto vicina. Questo 1,77 m, chiude con 1,74, miglior misura del salto in alto del pentathlon per Chiara Sala, 1,74. Andiamo a riepilogare quindi quella che è la classifica dell'alto del pentathlon, mentre in pedana va Marco Gerola. Peso, ha saltato 11,12. Chiara Sala, la vedete di alle spalle di Sofia Barbe Cornalba, è pronta a riportarsi in pedana. La prossima fermata è il 1,77 m.